Poi saluto gli amici di Mythical Snake. Allora ragazzi, qualche settimana fa sul mio profilo Instagram avevo postato la foto di quello che era il mio nuovo computer. Quindi dal vecchio HP 250G4 sono passato al nuovo Lenovo ThinkPad X230. Successivamente, dopo qualche giorno, nelle mie stories avevo dato la possibilità a voi utenti di farmi qualche domanda. Sono arrivate, abbastanza domande da fare questo video, quindi sono qui a risponderle e lo farò subito dopo la sigla. Allora ragazzi, eccoci qua, quindi direi di non perdere altro tempo e di partire subito con le vostre domande. Allora, la prima domanda mi arriva dal mio amico Tommaso, dal momento in cui che avevo postato la foto su Instagram. E Tommaso mi chiede: ma già lo hai comprato? Sì, mio caro Tommaso, perché sei stato proprio tu a farmi vedere questo computer, però tu hai il modello X220 con qualche chicca in più. Però io ho voluto acquistare questo qua perché quella chicca in più che tu hai io sicuramente non l'avrei utilizzato, ovvero il sensore biometrico. Quindi io ho acquistato il modello ThinkPad X230 e credimi, hai fatto davvero bene a farmi vedere questo computer, anche perché io stavo in cerca di un computer da acquistare proprio che mi desse soddisfazione nell'editing. Quindi la risposta è sì, l'ho comprato già. Altre due domande arrivano sia dalla mia fidanzata e sia da ReviewGram, che mi formulano la stessa domanda. Quindi mia cara fidanzata e sio caro ReviewGram, e mi hanno chiesto: come ti trovi con il PC? Allora, io con il computer mi trovo veramente molto bene. Riesco a fare tutte quelle operazioni che prima non riuscivo a fare con il mio HP 250G4, e devo dire sì, è vero, rispondendo alla mia fidanzata, portatile da 13 pollici rispetto alle tue aspettative, però devo dire che mi sono abituato subito dopo il secondo giorno e non ho avuto nessun tipo di problema. Quindi mi trovo bene sia per quanto riguarda i pollici del display, sia per quanto riguarda la batteria e sia per quanto riguarda le caratteristiche. Un'altra domanda arriva da SimpliZud, e con questa voglio rispondere anche a Denix, che più o meno hanno formulato la stessa domanda. SimpliZud mi chiede: quali sono le specifiche? E Denix mi chiede: che processore ha? Allora, per quanto riguarda le specifiche tecniche, abbiamo un processore Intel Core i5-3320M da 2,6 GHz di terza generazione, accompagnato da ben 4 GB di RAM e 120 GB di memoria interna SSD. Per quanto riguarda la disk interno, 120 GB sì, è vero, è pochina la memoria, però per quello che ci faccio è molto più che sufficiente. Riesco a editare alla grande, quindi salvataggio di file sì, inizialmente li metto sul computer, poi dopo passo tutto sul mio fidato hard disk, e perché no, qualche file che devo recuperare anche in mobilità lo carico sui miei relativi drive. Un'altra domanda mi è stata fatta da TuttoTech e mi chiede: farai molto editing? Allora, ti dico subito di sì, e devo dire che mi diverto anche a fare editing con questo computer, perché ci sono delle cose che durante la fase di editing dei miei video non riuscivo a fare con il mio HP 250G4, che ormai è parcheggiato qui alla mia sinistra. Sì, l'ho messo là, devo recuperare un po' di dati, ma presto lo farò. E ti stavo dicendo, farò molto editing perché durante la fase di editing con il mio HP 250G4 nelle anteprime dovevo impostare assolutamente la bassa risoluzione per vedere un po' come stavano venendo i miei video, mentre invece qui con il ThinkPad X230 di Lenovo posso impostare anche la risoluzione alta e posso godermi l'editing e vedere come sto editando il mio video. Quindi sì, questo video sarà editato proprio con lui. Allora ragazzi, queste erano le risposte alle vostre domande. Chi me ne ha fatto una singolarmente, chi ha formulato la stessa domanda, quindi ho cercato di condensare anche quelle che erano più o meno le doppie domande. Adesso, se avete altre domande da fare, le potete fare qua in basso nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, è di farmi sapere la vostra su di questo video e soprattutto su di questo computer. Lasciate un bel pollice in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale,
attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e soprattutto condividete questo video ovunque e dovunque in modo da aiutarmi a farmi crescere. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto attivo, là dove tutte le novità passano prima dal canale Instagram e poi, se mi convincono, arrivano qui sul mio canale YouTube. Tutti i link li trovate sempre qua in basso nella descrizione. Prima che mi dimentico, anzi me ne ero quasi dimenticato, se volete avere qualche altra informazione sul mio nuovo computer Lenovo ThinkPad X230, qui in basso, sempre nella descrizione, trovate il link alla relativa scheda tecnica e tutte le altre informazioni. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao! Cause I am happy on this island.